Grazie per essere qua con noi oggi perché andiamo a toccare un tema veramente che farà incazzare moltissime persone, ma noi lo tocchiamo lo stesso, ed è la reincarnazione. Benvenuti sul canale. Oggi siamo qua con un ospite speciale. Ciao Claudio, benvenuto. Ciao Susi, ciao a tutti. Grazie per essere qua con noi oggi perché andiamo a toccare un tema veramente che farà incazzare moltissime persone, ma noi lo tocchiamo lo stesso, ed è la reincarnazione. Potremmo dire che Claudio è un ricercatore esperiente, e cioè qualcuno che ha avuto le esperienze direttamente, cioè le ha vissute sulla propria pelle. Non si è limitato a fare una ricerca su carta, un po' da topo di biblioteca. Ma è andato direttamente in molti posti del mondo per riuscire a trovare delle risposte. Quindi io ti farei raccontare un'infarinatura generale, un po' della tua esperienza sul campo. Per quanto riguarda il discorso della reincarnazione, mi sono dovuto recare in posti dove, come dire, la reincarnazione è una conoscenza tradizionale concepita in maniera culturale, perché qua in Occidente noi chi possiamo sentire parlare di reincarnazione? Coloro che in qualche modo attingono dall'Oriente, hanno mischiato un po' di favole d'Oriente con concezioni esoteriche occidentali. Io sono voluto andare alla fonte. Sono voluto andare a parlare con sadhu, monaci, baba, sciamani per indagare la loro concezione, per reperire informazioni e anche per mettere a confronto ciò che io piano piano venivo a sapere con quello che loro storicamente conoscono. E dunque mi è sembrato quanto più opportuno andare lì e vedere se si riuscivano, come dire, a mettere insieme le cose che stiamo scoprendo con quello che loro sanno da sempre. Non in tutti i casi è stato, come dire, possibile farlo. Beh, è un percorso lunghissimo e parecchio articolato. Intanto possiamo partire dicendo che la reincarnazione è un concetto antichissimo, che ha radici veramente, veramente antiche. Io ti parlo un po' di induismo perché mi sono appassionata all'induismo, quindi sono un po' più ferrata, però appartiene anche al buddismo, cioè appartiene al jainismo, appartiene a diverse culture e religioni. Nel mio libro praticamente fornisco un'infarinatura, per dare un'infarinatura a tutti, definisco il concetto di reincarnazione presso quasi tutte le culture del mondo storicamente, ed è presente questa concezione della reincarnazione presso veramente quasi tutte le culture antiche, del pianeta. E quindi, insomma, che esista la reincarnazione, che c'è una forma di trasmigrazione, di metempsicosi, l'hanno chiamata in tanti modi, questa è una concezione presente da sempre nella storia dell'umanità. Poi alcuni l'hanno portata avanti, alcuni l'hanno esplorata, alcuni ne hanno fatto addirittura legge, altri, come dire, si sono fatti in qualche modo convincere dalle concezioni monoteiste, religiose, occidentali, paradiso, inferno, Sì. Che harem, com'è. poi alla fine, se vai a vedere Paradiso Inferno, può essere molto paragonabile alla reincarnazione, di fatto vai da un'altra parte. Sia al concetto di reincarnazione che a quello di karma, cioè in qualche Certo, modo, no? sì, li Ti unisce, li comporti bene. modernizza, esatto. Esatto. Ma come mai? E qua ci addentriamo un po' nel caldo della questione. Perché è una truffa? Perché no, siamo qua per evolverci. Io adesso faccio finta, perché ovviamente è solo una finta, lo sai, di essere una che difende molto il concetto della reincarnazione. Ti dico, Claudio, ascolta, no, la reincarnazione ci serve per evolvere. Capisco quello che vuoi dire, quello che intende questa gente qui, che sostiene la versione ufficiale un po' della reincarnazione, pianeta scuola, matematica del karma, scelta, piano di vita, però quando poi tu gli chiedi quale sarebbe il piano di vita di un bambino di 3 anni, che a 3 anni è già stato seviziato, violentato e buttato in un cassonetto, cioè chi glielo fa fare a uno di fare un'esperienza del genere? Che cosa ti porti via se tu non hai neanche potuto, come dire, processare l'esperienza che hai fatto e non hai neanche 3-4 anni e già ti trovi nelle condizioni più bestiali e miserevoli che un essere si può trovare. Cioè, Esatto. E a questo punto ti risponderanno: la sofferenza serve ad evolvere.
la sofferenza serve ad evolvere, se tu hai la prospettiva di poterla processare, questa sofferenza, poterla elaborare, se sei anche nella condizione, se la natura ti ha dato, comunque se tu hai le facoltà per poter fare qualcosa della sofferenza, nella maggior parte dei casi la sofferenza crea persone cattive. Quindi la sofferenza è molto utile nella vita, non dico che non serva e non dico che uno non debba farne esperienza, però nella maggior parte dei casi questa sofferenza qua è pura e semplice condizione di vita. Un bambino che ora sta nascendo in una crestina in Somalia, in un campo profughi della Libia, che razza di che cosa ci può fare con questa sofferenza se non alimentare coloro che si nutrono della sofferenza? Bravissimo. Quindi chi afferma queste cose qua non abbia completamente torto e sia, come dire, uno che non capisce niente, però gli manca un pezzo, come dire. È un po' semplicistica questa. Semplicistica di una realtà ben più articolata, complessa, forse per certi versi più inquietante, sì. Che però bisogna indagare, bisogna osservare. Poi, che questo discorso qua non sia per tutti, c'è poco da discutere, le persone hanno paura di parlare della morte, dell'aldilà, di che cosa ci aspetta, perché sono atavicamente terrorizzate da questo, o anche perché, per esempio, gli è morto un caro e sperano che sia andato da Dio, che sia andato tutto bene, che la sua anima sia in pace, gli racconti che probabilmente sta patendo, e allora cioè, le persone non riescono proprio ad andare a fondo, certo. Perché trovano comunque degli ostacoli anche emotivi di fronte a questo. Grandi ostacoli, assolutamente. Io, se mi permetti, aprirei un attimo una parentesi giusto per mettere alcuni puntini sulle i che secondo me sono doverosi se si parla di reincarnazione. Stiamo parlando del fatto che la reincarnazione abbia origini antichissime, appunto come dicevamo prima, è presente da tutta la storia umana questo concetto, quindi la reincarnazione, la ciclicità della vita, partendo dall'idea dell'induismo, che comunque è la religione più antica del mondo, ortoprassi più antica del mondo, possiamo intuire determinate cose, ad esempio il ciclo di reincarnazione è il samsara, è il ciclo della vita materiale di tutti gli esseri letteralmente, per cui questo avviene fino alla liberazione nel nirvana. La liberazione nel nirvana per cui sarebbe l'obiettivo finale di questa cosa, letteralmente l'uscita dall'inganno. Quando tu mi dici, io sono andata a parlare con i sadhu, quindi con gli agori sadhu immagino, e loro si rifanno molto al concetto letteralmente di distaccamento dall'illusione. Loro sono all'ultimo ciclo di reincarnazione, sono riusciti a troncare l'illusione letteralmente. Loro vengono ritenuti morti in vita, cioè loro non gli fanno neanche il funerale perché sono già morti e sono veramente arrivati all'ultimo tassello, alla ultima fase dell'evoluzione. Di fatto tutte le tradizioni orientali da cui vengono presi questi concetti di reincarnazione non hanno il concetto di io, come lo intendiamo noi, perché sento molte persone che dicono io mi reincarnerò. No, il tuo soffio vitale si reincarnerà. Qua entriamo dentro un altro gap. Il gap è che ti dicono anche perché tutto è uno. Stiamo parlando dell'Anatman, che è vero, tutto è uno. Però questo tutto è uno è appunto l'Anatman. Abbiamo un soffio vitale a testa, no, se vogliamo dire così, e fanno parte di qualcosa di, potremmo dire, l'omnicoscienza, che non conosce né tempo né spazio. Per cui è evidente che la reincarnazione è una fuffa galattica, per il semplice fatto che se esiste questo Anatman, ed esiste, perché lo riconosci nella reincarnazione, un tacito accordo dell'esistenza di questa cosa, mi riconosci che tutto è uno. Se tutto è uno, senza il concetto di tempo e spazio, vuol dire che un solo soffio di questa enorme porzione di omnicoscienza trattiene in se stesso tutte le esperienze passate, presenti e future dell'interezza dell'umanità, giusto? Quindi se uno solo contiene tutte queste informazioni al pari di una goccia dell'oceano che ha tutte le qualità biochimiche dell'oceano stesso, tutte le trasporta in una sola goccia tutta la storia dell'oceano, allo stesso modo questo è, ci possiamo rendere conto tranquillamente di come la reincarnazione sia pura fuffa,
puro niente, puro inganno, perché non è, cioè non regge da nessuna parte. Inoltre, questa cosa di l'elogio alla sofferenza è molto tipica l'elogio alla sofferenza. Sì, perché tu vedi ste persone, no? Io ho visto tante gare fra i risvegliati, quelli che si reincarneranno fanno la gara a chi ha sofferto di più nella vita. Sì, ma devi far conto che la maggior parte di questi sadhu dell'India, fakiri, sì, questi maestri spirituali, diciamo, dell'India, loro vivono delle condizioni atroci per potersi, come dire, liberare mediante la sofferenza, mediante l'annullamento di qualsiasi desiderio materiale, e in questo modo qua ottenere la liberazione dal samsara. Ma noi abbiamo anche qua in Occidente quelli che si mettono le ginocchia sui ceci, che si frustano, certo, che vogliono vivere ogni tipo di privazione, perché in questo modo qua si purificano, eccetera. Questo, come dici te, è un vero e proprio, sì, elogio della sofferenza, una vera e propria follia. Sì, perché è come se il mondo dovesse produrre tantissima sofferenza. E io dico, a chi giova? A chi giova? No, queste persone qua, ma anche coloro che credono ciecamente, perché coloro non si può, cioè praticamente non si può discutere, che credono ciecamente nel pianeta scuola, nella legge del karma, eccetera, che siano in qualche modo programmati per portare durante ogni reincarnazione, sono programmati per venire qua e ripetere questa favoletta qua, che è veramente pericolosa, molto pericolosa, perché sostanzialmente poi quello che loro fanno è indurti sempre ad andare verso la luce, verso questa luce, verso la luce. E poi penso che parleremo dell'inganno di questa luce verso la quale ti mandano tutte le religioni, tutti questi falsi maestri, e sostanzialmente verso cui le persone si sentono portate ad andare. Quindi quello che emerge da tante ipnosi, da tanti strumenti di indagine, è che i preti per una vita sono stati programmati ad avere la vocazione, ad un certo momento nella vita, a svegliare questa vocazione di fare il prete nella chiesa, e oggi con le moderne religioni, queste new age e cose che vengono proprio, come dire, gli viene innescato il programma di dover raccontare questa favola che ci sono i maestri lassù che ti dicono benevolmente di accettare il piano divino che prevede che tu vada a soffrire in un campo di prigionia in Corea del Nord, perché serve a che cosa, ma veramente a cosa può servirti una cosa del genere? Dunque noi siamo di fronte a un problema grosso, enorme. Il problema è grande, perché con loro non puoi, cioè il problema è il loro programma, che non glielo puoi disinstallare te, e quindi non è che noi abbiamo nessun tipo di potere su questo. Noi dobbiamo contare sulle persone, come dire, che si riescano a rendere conto che c'è qualche cosa che non quadra, che effettivamente le storie con cui ci vengono a raccontare questo karma, questo pianeta scuola, questo insegnamento, questa provvidenza, non ha nessuna base logica coerente, e soprattutto non è manifesta nella realtà che noi osserviamo. Certo. Perché il mondo ci sta dicendo che c'è qualche cosa che non va. Il mondo non è una scuola che funziona, nessuna scuola può funzionare se tu vieni bocciato perché commetti degli errori e devi ripetere senza ricordarti l'anno prima. Ma quale scuola può funzionare con queste persone? Nessuna scuola. Non può funzionare, non sta né in cielo né in terra, e in effetti non funziona. Semplicemente, basta guardare con gli occhi cos'è il mondo. Sono argomenti banali che bastano per demolire queste favole. Poi loro ti dicono, no, ma perché tu vedi che ora c'è una guerra, perché la vedi tu, se no non ci sarebbe. Ma che stai dicendo? Io non mi interesso proprio, cioè, so che c'è perché l'ho sentito dire, ma c'è appunto, c'è lì. È tutta una storia di guerre, è tutta una storia che la gente non si ricorda. La propria esperienza passata, non si ricorda perché sta qua, nasce e nessuno gli insegna veramente che cosa fare, anzi tutti quanti che ti devono mandare al macello, nella macchina, a non rompere le scatole, a non creare problemi, e nessuno che ti sa dire da dove proviene l'uomo, qual è la storia di questo mondo, nessuno, ci sono teorie. Che si contrastano tra di loro, qualche cosa che quadra, qualche cosa che no, devi andare a cercare, devi vedere, devi fare. Perché non c'è nulla di chiaro, è tutto, come dire, sotto una nebbia di amnesia. È la grande illusione, perché l'obiettivo di questo mondo, ed è di difficile digestione,
è proprio l'illusione, cioè questo mondo è la madre di tutte le illusioni. E anche quando ti dicono siamo qua per fare esperienza, l'esperienza stessa è l'illusione. Quindi, Sì, come ti chiaro. direbbe un Agori Sadhu, lui è arrivato all'ultimo ciclo di reincarnazione perché non crede più all'illusione, neanche dell'esperienza stessa. E l'obiettivo è proprio finire il ciclo. Infatti, quantomeno queste persone qua hanno questo obiettivo, cioè, Sì, almeno c'è un che, obiettivo in questo, almeno certo. hanno veramente una spinta verso, però poi noi non sappiamo veramente che fine faccia questa gente qua. Nessuno di loro mi ha mai detto delle trappole. Io, per esempio, sono andato in Oriente a interrogare questi maestri, questi sadhu, monaci, questa gente qui, a domandare, scusate, voi siete all'ultimo stadio dell'evoluzione terrena, sapete che ci sono delle trappole là? Non sapevano nulla di tutto questo. Sono stato nei templi del Nepal a parlare con i monaci tibetani, effettivamente loro finalmente mi hanno spiegato Avevano che una risposta. a questo loro ce l'hanno, però gli induisti non ce l'hanno una risposta a questo. Per loro, una volta che tu sei diventato master sadhu, basta, te ne vai. Secondo i tibetani, non neanche tutti, ma comunque secondo delle sette tibetane, gli monaci tibetani, esiste il problema del bardo. Esiste il problema di affrontare questo, loro si preparano su questo tanto di cappello, si preparano tutta la vita Sì. per potenziarsi, per non farsi, come dire, allacciare, Intrappolare, sì. per arrivare là veramente puri, puliti e determinati a superare le prove, perché loro si preparano a prove durissime. Sì, perché la E vera prova credo che sia proprio il passare oltre, cioè non è reincarnarsi, fare le esperienze che non esistono in quanto l'omnicoscienza non conosce né tempo né contenitori singoli. Si preparano a fare, cioè bisogna prepararsi a non cadere nella trappola dell'illusione. infatti, loro definiscono dei tipi di trappole, definiscono il fatto che la luce, loro sanno che loro finalmente sanno che c'è il tunnel della luce, che c'è questa luce qua. Loro hanno questa maniera, questa concezione di poterlo, come dire, superare, capendo che quella è una loro proiezione e quindi non spaventarsi, ma riassorbirlo. Esatto. Sanno che c'è la possibilità di rincarnarsi in diversi settori dell'esistenza e, come dire, sanno che queste emanazioni luminose che si trovano davanti quando sono nel bardo, ogni emanazione si riferisce a una possibile reincarnazione. Puoi reincarnare come Asura, ti puoi reincarnare qua, ti puoi reincarnare in stadi ancora più inferiori, eccetera. Quindi loro questo ce l'hanno ben in mente. E sono state fatte delle prove scientifiche per determinare il fatto che queste conoscenze abbiano dei riscontri, cioè sono stati letti, il Bardo Todol è stato letto in delle camere iperbariche a della gente messa lì in deprivazione sensoriale, e non che loro udivano, ma con la vibrazione delle parole, della lettura, loro veramente sperimentavano ciò che veniva detto, perché è come una guida, quando qualcuno di questi monaci muore, qualcheduno vicino a lui gli legge il Bardo Todol e lui viene guidato, perché veramente lui vede le cose che ci sono scritte lì e viene guidato in questo trapasso, in questo al di là, per superare le prove e andare via, sostanzialmente. Quindi Certo. loro, da questo punto di vista, vanno presi molto in considerazione, hanno una tradizione veramente attendibile. Sapere con certezza questo, noi non lo so come potremo fare, però questa roba qua è attendibile, sicuramente più attendibile quello che dicono loro, che secondo me è quello che concepiscono in India. Una volta trapassati, letteralmente ci si trova ai ferri corti con la propria mente. Quindi ci sarà la persona che verrà richiamata al paradiso piuttosto che all'inferno. Ci sarà l'induista che magari verrà richiamato in una nuova reincarnazione. Cioè tantissime questioni che poi vieni rispedito da dove sei venuto. Perché loro comunque sia, loro hanno creato le religioni. Sì, loro. Loro sanno benissimo con quale livello di consapevolezza arrivi, sanno benissimo che cosa credi e sanno benissimo che scenario preparare. Per esempio, le cose che dice il libro tibetano dei morti, che dicono i tibetani, sono molto diverse per molti aspetti da ciò che dicono gli gnostici, che è un'altra fonte attendibilissima di quello che ci aspetta dopo la vita, e di quello che e noi abbiamo innumerevoli riscontri delle tesi gnostiche con gli strumenti moderni. Come fare a sapere che cosa succede veramente? Succede veramente quello che tu in fondo sai o credi o ti aspetti, Quello che credi, e letteralmente. loro ti agganciano se tu non sei consapevole, per me due, se tu non sei consapevole di queste cose qua, cioè non è, secondo me non è nessuno scampo proprio.
proprio, tu sei del gatto. Sì. Qualora tu sai tutte queste cose qua, neanche questo ti basta. C'è bisogno di un grande lavoro di consistenza spirituale, un lavoro di veramente cristallizzazione dell'esperienza spirituale per arrivare là e non essere suscettibili di inganno, perché cioè, sei talmente più alto di loro, più puro di loro, che loro non sanno dove prenderti. Questa è una cosa fondamentale. Infatti io credo che, oltre a dire alle persone, guardate che la trappola della reincarnazione è una trappola, non è la favoletta del karma, lì con i maestri che vengono a metterti nella vita, oltre a questo, che è un'informazione importante, che scombussola le carte, che forse rovescia completamente il tavolo, quello che è veramente importante è che le persone messe di fronte a questo fatto siano motivate a fare qualcosa, siano veramente motivate a fare un percorso, a fare qualcosa su di sé per superare le prove che attendono, determinare la dove sta il vero, completare le informazioni che provengono, perché incrociare più dati possibili, esatto, tomare più esperienze possibili, rendersi soprattutto conto che, questo voglio dirlo perché questo è veramente importante, se me lo lasci dire, posso dirlo? Certo. Come avviene effettivamente questo inganno quando si lascia il corpo, che tu ti trovi davanti a questo tunnel, e questo potenzialmente può capitare a tutti, ti trovi davanti a questo tunnel o due tunnel e ci sono i tuoi genitori che ti dicono ciao, finalmente, ti stavamo aspettando, vieni, oppure ci sono i tuoi guru, ci sono i tuoi maestri, le madonne, i santi che hai creduto, che hai pregato tutta la vita, ti dicono vieni, che ti perdoniamo, vieni con noi, vieni, dopo tu li segui, entri in questo tunnel, incomincia a capire che qualcosa del poco quadra e incomincia a capire che non sono i tuoi genitori che ti aspettavano, non sono le madonne che ti vogliono benedire e perdonare, ma sono entità predatorie, arcontiche, con sembianze che incominciano piano piano a definirsi, ti prendono, ti mettono in un'ampolla, viene descritta così, innumerevoli ipnosi, innumerevoli indagini sciamaniche, eccetera, ti resettano la memoria, ti fanno vedere i tuoi errori compiuti durante la vita, ti fanno sentire in colpa, perché come puoi non commettere degli errori? Nessuno arriva là che non ne ha fatti, è impossibile. Dunque ti dicono, vedi, qua hai sbagliato, lì hai sbagliato, come la mettiamo? E tu, mi dispiace. Ma no, ma noi siamo così buoni che ti diamo un'altra possibilità. E tu, grazie, torna nel mondo a dire che siamo buoni che ti diamo un'altra possibilità. Va bene, lo farò. Così. Sostanzialmente va avanti questo da sempre e oggi finalmente siamo al punto quantomeno di poter dire che questo avviene. Io su questo ci posso mettere la mano sul fuoco, perché ho veramente indagato l'impossibile, ho visto l'impossibile, ho parlato con innumerevoli persone che hanno visto questo, che si ricordano questo, che hanno indagato questo, e questa è una realtà che è potenzialmente ci troveremo ad affrontare tutti. E tutti devono essere almeno consapevoli di questo. Poi ognuno ci vada preparato come crede. Cioè, se uno non gli interessa, se uno... tanta gente mi ha detto, ma io vorrei tornare. Sei liberissimo di farlo anche per sempre. Io non vorrei tornare, io ambisco a qualcosa di meglio, posso avere questa ambizione. Ritengo il mondo bellissimo, estremamente interessante, è fantastico, proprio perché è un manicomio. Però, insomma, cioè io per me vorrei qualcosa di meglio. Posso o mi devo rassegnare? O devo chiedere perdono e pietà? No, io voglio qualcosa di meglio, per me ambisco qualcosa di meglio. E nel frattempo voglio rendere consapevoli le persone che ne hanno abbastanza, che esistono queste cose qua, cercare di trovare più dettagli possibili allo scopo. Non è finita qua, i dettagli non bastano, il lavoro mentale, pratico, razionale, non serve un lavoro costante, di perfezionamento, di pulizia, di autocontrollo, di superamento, di tutto quello. Poi io non sto vendendo un corso, ti dico come fare. Io anzi ti dico, ognuno deve trovare il suo. Io per esempio mi piace uscire col cane, andare nella natura, mi piace meditare, mi piace stare lontano dalla densità delle città, della matrix, mi piace stare più scollegato possibile. Poi c'è quello che gli piace fare yoga, quello che gli piace nuotare, quello che fa benefici. Ognuno trova la sua strada. Secondo me non esiste un corso valido per tutti. No. Ognuno deve fare quello che gli piace, quello che gli fa brillare gli occhi e fare quello. Poi cioè, ognuno trova il suo. Tra l'altro anche la storia del karma. Ricordiamo che il karma è stato creato in una situazione sociale dove esistevano le caste e andavano giustificate per evitare rivolte. E mi fermo qua. Per cui tu lo sai meglio di me, parliamoci. Io l'ho visto con i miei occhi, che cosa capisco. Allora, se noi dessimo la possibilità a queste persone che credono nella matematica del karma di implementarlo
nella vita normale noi ci troveremo nelle condizioni dell'India, che è un manicomio a cielo aperto, una pazzia completa. Anche io lo reputo il paese più interessante e incredibilmente più interessante del mondo, probabilmente dell'universo. Cioè, non è concepibile. Non è un posto equo e spirituale, cioè non è così. No, non è come te lo racconto. La gente pensa alla spiritualità dell'India, non è un po', non è. Cioè, è molto interessante riportarla qua con la legge del karma, eccetera, sarebbe una follia completa. Diciamo che se non ce l'ha fatta il paese più spirituale del mondo, poniamoci delle domande. Capisco bene, quando ti trovi lì e vedi delle cose che io ho vissuto sulla mia pelle, con quelli delle caste inferiori, che non possono entrare in un albergo, io ho fatto amicizie, io non è che mi occupo solo di... Mi interessavano anche capire da dove venivano gli zingari, cosa sono andato nel deserto con gli zingari, ho vissuto lì nel deserto con gli zingari, ho fatto amicizia con uno che è una delle persone più belle che ho mai conosciuto, lo volevo portare nel mio albergo per rinfrescarci, per mangiare, ma non l'hanno fatto entrare. Cioè non c'era verso di farmi entrare, alla fine cosa ho fatto? Ho preso la mia roba, me ne sono andato dall'albergo, l'unica cosa che potevo, non potevo accettare un'ingiustizia del genere. Però per loro... È normale. Per loro non cercarsi di fare, perché la legge, lui non può entrare. Cioè, beh, ma non può entrare, non me ne entro manco io. Me ne sono andato nelle tende con loro, sono stato con loro il tempo che ho dovuto rimanere, e poi me ne sono andato. Però questo non è, cioè, non è possibile riportare questo nella vita ordinaria e reputarlo normale. Non è tollerabile, cioè, non è accettabile. Potremmo dire che è frutto un po' della manipolazione del karma. Il karma, perché se tu sei povero, appartieni ad una casta inferiore, perché te lo sei meritato. Ed infatti quando tu parli con tutte queste persone qua, ma non lo vedi che la gente se a miliardi soffrono, sanno come portare il pane a tavola, se lo sono meritato. Girare, voltare le spalle al male del mondo, se lo sono meritato. Cioè, tutti i maestri, ma se lo sono meritato. Certo, capisci qual è? Terrificante, è la cosa terrificante. Tra l'altro questa gente qua, appunto, questo qua per esempio, lui non ha nessuna possibilità di poter avanzare, di crearsi una realtà migliore, perché no. Lui è lì dentro, cioè, punto. Lui gli hanno messo l'epitaffio della sua casta, non puoi avanzare. Quindi, di cosa stiamo parlando? Col fine di resettare la memoria e praticamente usare l'umanità come un allevamento intensivo. Ho trovato incredibile proprio, non pensavo che potesse esistere tutta questa informazione rispetto a ciò, l'ho veramente scandagliata, tutta quella che sono riuscito, quella che mi è passata per le mani, non ho fatto altro per lunghi periodi praticamente, anche perché poi poco dopo è successa la pandemia, per un periodo erano tutti chiusi, quindi mi sono buttato su quello. Poi io sono partito per andare appunto in Oriente la seconda volta apposta, per andare a vedere se questi sapevano qualcosa rispetto a questa trappola che, come dire, leggendo i codici di Nagamati, leggendo i testi gnostici, guardandomi tutte le ipnosi che esistevano in italiano, in spagnolo, come potevano non saperlo loro che erano così avanzati? Quindi sono andato lì a vedere se qualcuno di loro effettivamente sapesse dirmi qualcosa. Sono stato io a dovergli dire queste cose qua a loro, che comunque non è che c'è stato tanto verso, fuorché con i monaci tibetani. Ma anche quando sono stato in Birmania, per esempio, i monaci tibetani non c'è stato tanto verso di parlare di queste cose qua, per loro c'è la loro religione, la loro credenza. Quindi poi ho cominciato a scrivere, a documentarmi, a condividere quello che mano a mano veniva a conoscenza. Il materiale è diventato talmente tanto, l'impalcatura di questa tesi qua è incrollabile, quindi è diventata talmente buona da dire che ci devo fare un libro. Non c'è un libro in italiano su questo argomento, è ora di farlo. E mi sono messo in contatto con, diciamo, una delle fonti più importanti dell'ipnoterapia di questo tipo qua, esoterica, in Italia, che era il canale di Cuore di Anime, con il quale sono in contatto, siamo amici, faremo anche con loro degli approfondimenti. E cioè, ho scoperto che questa gente qua veramente credeva in quello che faceva. Loro, per esempio, gli esoteristi, che non c'è solo la New Age che crede nella benevolenza di tutto questo, ma c'è anche una grossa fetta di esoterismo che non ripudia questa tesi qua, perché loro, nelle loro lucubranti indagini, hanno scoperto, si sono messi in contatto, hanno recepito che in buona sostanza
tutto questo fa parte di un piano divino, che non esiste nessuna vera entità negativa, che, cioè, l'uomo ha un antagonista, ce l'ha un antagonista, tutti gli esseri di questo mondo hanno un antagonista, fuorché l'essere umano. L'essere umano ce l'ha un antagonista, pur non lo vede, seppur è intangibile, e tratta l'essere umano esattamente come l'essere umano tratta il bestiame in allevamento intensivo, per i loro scopi. E con queste entità si è entrate in relazione, gli sono fatte delle domande, queste entità rispondono in maniera, con un discreto livello di consapevolezza, anche con dell'autoironia, sapendo benissimo che l'uomo in qualche modo sta capendo questo, perché noi ora che parliamo di queste cose qua non dobbiamo mica sentirci più avanzati cioè questa è veramente l'ABC, va bene che da qua si apre un multiverso, però questa è veramente l'ABC, siamo ancora veramente al paleolitico. Dobbiamo anche essere consapevoli di questo, che abbiamo veramente aperto una porta importante, ma l'abbiamo appena aperta. Quindi, sì. Insomma, entrando in contatto con queste entità qui, loro dicono, questo è il nostro modo di sopravvivere, cioè noi non ce l'abbiamo con voi, noi non siamo ostili. Noi non abbiamo altro modo di nutrirci, non abbiamo altro modo di fare i nostri esperimenti, perché loro comunque cercano di manipolare il DNA, di usare delle parti nostre, di usare le parti dell'anima, cercano di formare un database esperienziale, emotivo, che probabilmente è la cascia, hanno tutta una serie di tecnologie avanzate, sono molto avanzati, però mancano della materia prima che può contenere l'essere umano, e loro no, proprio perché non gli ci sta dentro, per un problema genetico, da quello che è. Quindi, io a questa tesi non credo per niente. Vale? Alla tesi che loro stiano accumulando in un grande archivio, chiamiamolo così, gli archivi akashici. Non credo quello, non credo che stiano cercando l'anima nella maniera più assoluta, anzi, trovo che sia un concetto molto anni 70. Alla fine chi ha detto questo, ha dato per primo questo concetto, è stata appunto Carla Turner negli anni 80, quindi loro cercano l'anima. Per me assolutamente no, loro, dal mio punto di vista, cioè... Che cosa cercano? Cercano emozioni ad alta dispersione energetica, nel senso che noi abbiamo l'essere umano. Se tu sei tranquillo, rilassato, felice, hai un livello energetico, il tuo corpo è in salute ed è salubre, vuol dire che il campo elettromagnetico cardiaco e quello del cervello sono allineati letteralmente e risultano come una gabbia, una sorta di gabbia integra. Mentre quando tu invece sei stressato, depresso, spaventato, sofferente, questa gabbia non è integra e tu hai della dispersione energetica. Infatti, quando sei contento e tranquillo, sei molto energico, hai voglia di fare. E più banalmente, quando sei in una situazione di forte stress, le tue energie vanno a terra. Questo. Ma secondo te loro non utilizzano entrambi i tipi di energia? Cioè, sia quella felice che quella triste. Secondo te non stoccano tutto in un database? Assolutamente no. Infatti il mondo è eccedente di sofferenza, eccedente. No, ma io non dico che loro, come dire, la sottraggano per un fine che comunque in certi versi possa essere positivo. Io lo dico che la estraggono proprio per fornire, per avere una gamma di informazioni il più completa possibile in qualche modo. No, perché la vita dell'essere umano è miserabile. Noi nasciamo, andiamo a scuola, chi è fortunato, gli altri lavoreranno ai campi o roba simile. Poi lavoriamo tutta la vita, facciamo altri capi di bestiame, ci riproduciamo e crepiamo. Che esperienza è se non nulla? Questa si chiama deprivazione sensoriale, viene utilizzata anche sui delfini negli acquari. Quindi no, non è per l'esperienza, a loro non interessa l'esperienza umana, anzi, tenendoci in deprivazione sensoriale ci mantengono molto mansueti. Il finale di tutto ciò qual è? Assorbire energia. È letteralmente un salasso energetico continuo. Perché se loro fossero interessati ad ambedue le energie o fossero interessati all'esperienza umana, noi avremo tantissime esperienze. Invece nella quasi totalità dei casi l'essere umano ha una vita piccola, non ha molte esperienze. Invece dal punto di vista del... come dire, collocarli come avere una vera e propria funzione evolutiva, come la vedi? Cioè loro come funzione evolutiva? Di cui peraltro magari sono inconsapevoli. No, sono parassiti, sono come le zecche, cioè ti trovi una zecca che ti evolve, no? E ti sta solo rubando qualcosa.
nemici naturali, potremmo dire semplicemente. Molti dicono, ah, perché loro sono parte di noi. Io non credo che loro, come dire, siano parte di noi o nostre proiezioni, egregore e quant'altro, come infatti vuole una certa parte dell'esoterismo. Io credo che loro siano, come dire, entità con una propria definizione. Loro, cioè, come se la mia terra, qualcuno qua nel giardino che viene da un altro mondo, per me loro sono una cosa del genere, cioè io ci... Certo. Posso parlare con loro, non è che sto parlando proprio allo specchio, cioè loro hanno la loro coscienza, loro la esprimono anche questa coscienza qua. Sì. Però cioè, non è del tutto folle pensare che loro abbiano una funzione di l'uomo per superare loro evolve, cioè loro, se non ci fossero loro da superare, cioè, probabilmente l'uomo per evolvere deve superare loro. Sì, sì, su questo sono sicura, perché... Credo che la sfida definitiva, e l'unica sfida che forse qua giochiamo davvero, lasciando perdere tutte le stupidaggini alla scuola, no, l'unica sfida che abbiamo è uscire dalla trappola. Esatto. Ma no, su quello non ci piove. Ora, io vedi, ho incominciato questo discorso dicendo siamo ancora in fase veramente paleolitica rispetto alla concezione di un problema che è vastissimo, complessissimo, molto enigmatico. Orme. E difatti siamo qua, tu pensi questo, io magari penso, però insomma cerchiamo di cooperare, di mettere insieme i pezzi, sì. Mettiamo insieme sto puzzle, ognuno ci mette il suo pezzo e alla fine lo leggiamo, lo guardiamo sto puzzle qua. Credo che questo sia l'atteggiamento costruttivo che noi dobbiamo avere, assolutamente. Poi io credo che vada conosciuto come agisce, cosa pensa, come perché, tutto nei minimi più morbosi dettagli, perché i dettagli fanno la differenza, soprattutto in una prospettiva di fuga, di andarsene da qua, cioè se tu non sai cosa gli può venire in mente, di fare, di agire, come agiscono, cioè credo che hai meno possibilità di chi le sa se le cose qua, no? Cioè se tu sai come è fatto un labirinto, sai come uscirne, altrimenti cosa fai? Vai a sbattere di qua e di là. Poi tra l'altro, finché noi parliamo di un labirinto che è, come dire, qua è un conto, là che non abbiamo neanche tanto l'idea di come può essere effettivamente, quindi cioè quanta più preparazione da tutti i punti di vista abbiamo, tanto meglio. L'unico che un pochino è riuscito ad avvicinarsi in una qualche misura è stato Strassman con la dimetiltriptamina, quando ha fatto i suoi esami medici. Lì hanno veramente visto il mondo oltre il velo, ed è spaventoso, è preoccupante quello che hanno trovato. Punto. Io praticamente ora, da quando ho incominciato a diffondere il libro, a parlare nei social, io sono sommerso fino a qui di gente che mi scrive, finalmente qualcuno che parla di queste cose, finalmente, perché io mi sono sempre sentita, io mi hanno cacciato qua con la forza, io mi ricordo il tunnel, io mi ricordo cioè mi arrivano dati da qualunque tipo di fonte, non solo l'ipnologo che si è messo lì, ha fatto i video, ma da gente che finalmente trova qualcosa, una risposta. Perché ora io poi praticamente ho fatto il libro, però presto dovrò fare la seconda edizione, perché mi sta arrivando così tanta informazione, che anche lei mi ci fa, vedendo i tuoi video mi si è aperto un mondo, sono andata anch'io ad esplorare, mi stanno arrivando informazioni, hai ragione, sondiamo questa cosa, mettiamoci, cooperiamo, facciamo. Ci sono quelli, come ti ho detto prima, del canale di Guardiani, che gli ho detto, guardate, voi avete chiuso le indagini, però la gente vuole sapere, bisogna dire qualcosa, queste persone, come vi sentite rispetto a quelli? E anche loro, finalmente sto aprendo questa porticina per fare qualcosa con loro. Ho scritto, poi a me, io mi scrivono tutto il giorno e rispondo a tutti, perché credo che sia, come dire, così importante questo, che non puoi dire io sono arrivato qua, se vuoi arrivare a me arrivi con 200 euro per il corso, se no tanti saluti. A me mi devi scrivere e io ti devo rispondere, perché dobbiamo parlare, perché è urgente parlare di questa cosa qua, è importante parlare di questa, è interessante. Dunque io sono tutto il giorno a rispondere a tutti, perché credo che sia del massimo interesse per tutti questa roba qua. Certo, e per questo ti ho contattato, perché mi fa piacere vedere un ricercatore che non è solo un topolo di biblioteca, ma è qualcuno che ha avuto tante esperienze di vita, ha messo insieme tantissimi tasselli, sia nelle esperienze là fuori, sia nelle sue letture, nella sua cultura, e ha creato un concetto, cioè qualcosa per dire questa cosa non mi torna, e molti altri si sono resi conto che cavolo, qualcosa non torna sul serio, ed è qualcosa di enorme, enorme. Ah, ecco appunto, ora dove stiamo andando a finire, che ci sono persone che realmente si ricordano di tunnel, di essere
Perché se tu arrivi là e non ci vuoi, se ormai sei lì e ti ribelli, ormai sono cavoli tuoi, ti ci buttano con la forza. Certo. Cioè, c'è gente, ora mi ha scritto una signora dal Kenya proprio poco fa, che abita in Kenya, cioè, tutta la vita cacciarco qualcuno che io mi ricordo che mi hanno cacciata giù, anche l'altro giorno, e tutti i giorni c'è gente che mi racconta di queste cose. Cioè, quindi questo problema qua non può non essere considerato. E ora che chiunque non sottostia a un programma di, certo, di dogmatismo cieco, socchiuda gli occhi e dica: vabbè, diamo un'occhiata, diamo una possibilità a questa possibilità, studio, ricerco e vedo con i miei occhi cosa ne cavo fuori. Ho qualcosa da dare, lo do, non ho qualcosa da dare, almeno lo so. Però stare lì a fare la guerra, io credo questo, no, noi crediamo questo, io non voglio scendere a questo. Avete qualcosa da apportare? Bene, sì. lo mettiamo, lo valutiamo, lo sommiamo, altrimenti non c'è bisogno, perché io veramente tutto il giorno di gente che mi manda cose, dovrò scrivere la seconda edizione aggiornata del libro, perché arrivano continuamente cose, arriveranno continuamente, perché a me l'abbiamo aperta questa porta qua. Sì. Quindi ormai l'abbiamo scardinata, Quindi arriveranno continuamente cose, dobbiamo metterci anche, essere consapevoli che arriveranno e veniamo veramente dalla giungla. Cioè, quindi non è che ora siamo... Adesso siamo nel pieno della ricerca, quindi ogni voce... Siamo nel pieno, infatti quando la gente mi dice la verità, ma chi ce l'ha? Io non sono depositario di nessuna verità. Io sono ricercatore, sto ricercando, se fossi depositario... non mi metterei qua a discuterle le mie cose, a te se mi contraddici ti direbbe: senti, allora non è sono affari tuoi. Sono pronto ad ascoltare quello che mi dici te, quello che mi dice chiunque, con un principio di cooperazione. Se c'è un principio di conflitto non mi interessa, perché non ha senso, perché nessuno è qua a difendere un programma preimbustato. Siamo qua per ascoltarci. Punto. Per esempio, io e tanti altri, cioè, non abbiamo nessun programma, e proprio questo non ci ha mai dato nessuna destinazione, non ci sentiamo a parte, io non mi riesco a incastrare da nessuna parte, cioè, certo. Io ho viaggiato tanto, continuo a viaggiare, ovunque vado, ho fatto miliardi di cose, le più strane, le più esotiche, però non mi sono mai, ho detto: ah, adesso facendo questo finalmente ho trovato casa mia, questo, io continuo ad andare, continuo a cercare ben sapendo che non troverò mai in questo mondo la mia dimensione. Per chi la sceglie è l'avventura, perché la vita purtroppo nella maggior parte della popolazione mondiale è nascere e crepare, questa è la drammatica verità. Almeno qua facciamo qualcosa di produttivo. Io quel livello lì non l'ho mai potuto concepire, e seppure in certi periodi della mia vita ho detto: vabbè, ma ci provo, perché non sono mai riuscito, non mi entra, non sono proprio Non mi incastro. Non sei adatto, non puoi. Sono veramente un disadattato, un anormale, uno straniero. No. Mi sa che sei normale, sai. Secondo me l'essere umano, dato che non abbiamo radici, siamo fatti per fare esperienze. Quindi. Sì. Quindi poi a un certo bel momento, ora mi sono reso conto che è così. Ho abbracciato il mio destino. Quindi non è che... faccio finta ora io quando mi devo mimetizzare, devo fare finta, per me è tutto completamente fuori da ogni binario in questo mondo qua, cioè, non c'è una cosa che è come dovrebbe essere, come sarebbe ragionevole che sia, e questo sostanzialmente poi uno può dare la colpa, ci sono gli arconti, gli predatori, i parassiti, però fondamentalmente è l'essere umano che gli va bene questa condizione qua, se a loro gli va bene, io tenetevela. Cioè, a me no. Io il mio obiettivo è andarmene, voi volete tenervi questa roba qua, vi piace così, lo reputate normale, non concepite che il mondo potrebbe essere anche diverso da come è, sono cavoli vostri, io non posso convincere tutti. Non tutti sono pronti, non tutti lo saranno probabilmente mai, perché poi è anche vero che tutto questo casino che fanno ha ridotto il mondo ad avere degli abissi, sia cognitivi che spirituali, se no la popolazione, cioè noi un po' vicino di casa può essere un uomo della pietra come può essere un maestro asceso, cioè, quindi c'è un dislivello continuo, perpetuo di gente che fondamentalmente non si ricorda niente, e quindi però ancora nel buio, letteralmente di vita in vita, punto. Va bene ragazzi, direi che per oggi abbiamo parlato abbastanza, è venuta notte nel frattempo,
Quindi noi ci rivediamo, sicuramente rinviteremo Claudio, rinviterò Claudio perché questa chiacchierata non si può risolvere in mezz'ora, no? Cioè sono argomenti enormi. Però intanto abbiamo iniziato a sfondare questa porta, vediamo dove ci porterà. Se vi interessa il suo libro, lo lasciamo qua sotto in info box o nel primo commento in alto, lui ve lo invia, ve lo leggete, vi fate le vostre idee. Se avete del materiale, lui è ben contento di visionare il vostro materiale. Piuttosto che leggere la vostra idea, perché qua in questo momento della ricerca ogni opinione, ogni idea, ogni informazione è di vitale importanza. Certo, se chiunque possieda un'esperienza del materiale, qualcosa che vale la pena condividere e che può sommarsi alla ricerca che stiamo facendo, io sono tutte orecchie, rintracciarmi, scrivermi è semplicissimo, io rispondo a tutti, un atteggiamento costruttivo di cooperazione perché siamo tutti Certo. nella stessa barca e, come dire, o remiamo nella stessa direzione o ci andiamo a schiantare. Quindi cerchiamo di mantenere questo tipo di atteggiamento, non voglio entrare in conflitto con nessuno, io spero di riuscire a cooperare con quante più persone possibili che possano fornire la loro esperienza, i loro materiali, i loro strumenti, al fine di determinare realmente dove ci troviamo e come uscire di qui. Anche perché con questa storia della reincarnazione possiamo guardare come abbiano fregato un po' tutti quanti e come si è ridotto ad oggi il mondo. Per cui se fare le cose sempre nello stesso modo darà sempre lo stesso risultato, proviamo a cambiare sistema. Grazie Claudio per Assolutamente. essere stato con noi e Grazie a te di cuore, grazie a tutti. averci aperto questa porta sulla tua ricerca. Noi ci rivediamo al prossimo video e grazie per essere stati con noi.